Ieri c'è stata questa dichiarazione della Presidenza della Commissione sullo Stato dell'Unione e al Parlamento europeo. Ci sono delle attenzioni particolari, ha riservato anche all'Italia, innanzitutto questo lo possiamo dire perché siamo orgogliosi. L'Italia l'anno prossimo ospiterà il Global Health Summit, che è l'evento sanitario più importante al mondo, sarà in Italia. E se questo lo coniughiamo rispetto al fatto che l'Italia è la massima beneficiaria delle risorse rispetto a tutti gli strumenti sin qui messi a disposizione dall'Europa per i vari Stati, parlo del Recovery Fund, parlo del SURE e degli altri, possiamo dire che c'è un grande investimento di fiducia da parte delle istituzioni europee nell'Italia, il che vuol dire che l'Italia sta facendo la sua parte, perché altrimenti non si spiegherebbe questo investimento di fiducia. Ci stiamo comportando in modo serio, responsabile, e tutti i partner europei e le commissioni la stanno apprezzando. Fa molto piacere anche che ci sia stato questo annuncio, lo attendavamo perché stiamo lavorando con la Commissione a stretto contatto, del superamento del patto di Berlino. Di Dublino. L'Italia ha lavorato molto in questa direzione perché riteniamo che la disciplina attuale svantaggi i paesi di primo approdo per quanto riguarda gli sbarchi, per quanto riguarda i flussi migratori. C'è quindi un approccio che è assolutamente condiviso. Mercoledì ci aspettiamo questa proposta della Commissione, dobbiamo lavorare su vari aspetti, però è una svolta, è la svolta per cui abbiamo sempre lavorato, che abbiamo sempre richiesto. E quindi rivedrete i decreti di sicurezza? E quindi noi siamo già predisposti, come voi sapete, a rivedere i decreti di sicurezza, abbiamo iniziato a lavorarci, sicuramente nel programma di governo lo faremo quanto prima possibile.